A tutti volpini e volpine, ben ritrovati con questo nuovissimo video. Benvenuti in un video completamente messo a fuoco manualmente. So che risulta strano detto così, ma è la verità. Di fronte a me c'ho un faretto, un microfono, un treppiedi e soprattutto una mirrorless. In poche parole, lo scopo di questo video è farvi vedere quanto è bello il mondo audio video. Perché da una parte abbiamo il video, che è veramente strabiliante come cosa. Quando una persona possiede una mirrorless, e non dico che deve essere una mirrorless da 2.000-3.000 euro, ma una modesta come quella mia da 1.000 euro, comunque riesce a fare delle cose che magari col cellulare non riesce a fare. Riesce a avere più stabilizzazione, meno lag, più fluidità del video, più impostazione, più colorazione, più balanzamento del bianco, colore, eccetera eccetera. Tante altre cose utili, magari c'è anche la zebra, che è quella che sto usando in questo momento per riuscire a capire se sono messa a fuoco correttamente. La zebra non fa altro che creare un contorno attorno all'oggetto che state diciamo mettendo a fuoco, e da lì per l'appunto capite se state facendo il lavoro correttamente. Poi un'altra cosa è che sto registrando a 30 fotogrammi al secondo con un 1/60 di shutter speed. La ISO è a 2500, se non sbaglio, sì, 2500, scusate. La F3.5, e cosa molto più importante è che la messa a fuoco è completamente manuale, perché volevo provare quella sensazione come accade nei film, dove diciamo l'immagine non riesce mai a muoversi, deve restare stabile perché la messa a fuoco è manuale. Stavo dicendo, prima che mi interrompessero, come accade di solito, questo è perché vedete un video ogni 4 mesi, super giù, il motivo è questo, che grazie a questo sistema finalmente possiamo riuscire ad avere un video stabile con una messa a fuoco completamente manuale e che non ci siano, diciamo, cose di questo tipo. Metto la mano qua e lei si mette a fuoco. O magari erroneamente faccio così con un oggetto, magari no da questa distanza che è la stessa dove c'è la mia testa adesso, ma magari una distanza più vicina mette a fuoco, per sbaglio quella, e quindi l'immagine mette a fuoco continuamente tutte le cose che incontra, e questa è una cosa molto brutta. La maggior parte degli youtuber, delle persone, fa così per fare i suoi video. È anche vero, perché è giusto che, se questo l'ho detto anche all'inizio, che nel cinema si usa fare così. Se non ti facesse così, l'immersione, la prospettiva che abbiamo dei film, quindi la finzione che c'è dietro la cinepresa, scomparirebbe. Quindi è buono sapere che chi ha inventato la messa a fuoco manuale ha fatto un bel lavoro. Sto utilizzando il microfono, quello là fucile, sempre della Comica. Quello lavalier non ci ho avuto modo di usarlo adesso perché ho fatto questo video di fretta, quindi ho preferito lasciarlo per qualche altra occasione, qualche video magari migliore. Questo qua per l'ennesima volta sarà un vlog, ovviamente, tutto in 4K, qualitativo, eccetera eccetera. Mi fa piacere sapere che non ho guadagnato e perso nessun iscritto in questi ultimi mesi, però qualche mese ancora più prima, tipo 4-5-6 mesi fa, ne ho persi 4. Questa è una cosa altamente positiva dal mio punto di vista, perché comunque mi aiuta a crescere, a capire i miei sbagli. Però magari voi pensate che io sto mentendo, ma non sto mentendo, perché quelle persone non si sono disiscritte dal canale. Erano delle persone inattive che sono state automaticamente disiscritte dal mio canale in automatico, perché l'account in uso era ormai inutilizzato, in poche parole. Quindi in realtà non ho mai perso o acquisito iscritti. Li ho acquisiti, ma nel momento in cui sto facendo veramente qualcosa di buono, ho deciso di interrompere, diciamo, questa strada. O addirittura, e con un altro canale, non fare più quello che mi riusciva meglio, cioè fare tutorial. Avevo costruito un qualcosa veramente di bello. Il canale dei tutorial, per chi non lo sapesse, ci sta il mio canale di tutorial, Volpix Tutorial, dove per l'appunto avevo fatto un sacco di video che avevano fatto un boom di visualizzazione, veramente un sacco di visualizzazione, e stavo crescendo. Non dico ad arrivare a 1.000 iscritti, non sono mai arrivato, quello sarebbe stato il mio sogno. Non sono mai arrivato a quelle cifre. Sono arrivato massimo, come potete vedere sul mio canale principale, a 586 iscritti. Adesso sono 582, però questi sono dettagli. E su quel canale il picco che ho fatto è stato 200 iscritti, che adesso sono 197, perché non sto più facendo tutorial, in poche parole. Però, se non sbaglio, avevo fatto qualche video recente, non mi ricordo bene. Bisognerebbe controllare per esserne sicuri.
Ah sì, a novembre di 2 anni fa feci un video su come scaricare film ad alta qualità e poi altri due video corti dove cercavo di aiutare le persone se possedevano la webcam Logitech C920, che è quella che ho io. Mi sono fermato lì, nonostante comunque io ero sicuro che quel video facesse un sacco di visualizzazioni. Ha fatto 10.100, che sono tantissime, ad avercele su un canale di gameplay sarebbe ancora più favoloso secondo me, anche perché tutta l'attrezzatura che ho comprato, PC, scrivania, tastiere, mouse, che più ne ha più ne metta, anche mirrorless eccetera eccetera, green screen che ho messo da parte, luci, softbox, insomma c'è tutto messo da parte, e nulla, li ho smessi. Perché comunque il motivo è sempre lo stesso: non ho tempo di fare nulla, una volta per il lavoro e una volta perché se c'è tempo libero c'è sempre qualcosa da fare, una volta nasce quello, una volta nasce quell'altro, riesco solamente a giocare per i cazzi miei senza poter registrare, perché se voglio registrare senza questa lo faccio male, come impostazione di voce, come diciamo lontananza dal microfono, lo faccio male. Quindi non riesco a trovarmi, perché quando sono con la mirrorless riesco sempre a stare nella stessa posizione in cui ero, per non perdere diciamo tutte quelle cose riguardo la messa a fuoco, magari mi sposto dalla visuale e queste cose qua. Quindi in poche parole quello che voglio dirvi io è che quando avrò un minimo di tempo, una stanza tutta per me, riuscirò finalmente a fare le cose diciamo un pochino serie. Non è detto che io arrivi a numeri alti e non è detto che ci arriverò, però almeno la possibilità, la soddisfazione di essere riuscito a fare qualcosa in tanta pace, senza correre, senza avere fretta, senza che qualcuno ti aspetti fuori. In poche parole avrei voluto fare questo discorso diversamente, però insomma, è riuscito così. Quindi nulla, spero che le mie parole comunque vi siano state utili, vi siano rimaste impresse in qualche parte del vostro cervello, in qualche piccolo neurone, perché comunque ho visto un video recentemente, non vi sto prendendo in giro, io ho visto un video recentemente dove parlavano dei neurotrasmettitori, e quando c'è qualcosa che realmente ci piace rimane impresso in una particella di quei neurotrasmettitori, una cosa a cui tu dai veramente importanza. Quindi dopo che ho parlato per 12 minuti, di cui taglierò penso un minuto, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che comunque la qualità visiva ci sia stata. Questo qua è il faretto LED che sto utilizzando, questo qua, più c'è un'altra luce accesa, non ho acceso quell'altra, mi sono dimenticato, però penso che sono tutto ben illuminato. Spero comunque di ritornare il più presto possibile con dei gameplay invece di sempre di fare questi vlog, e come al solito questo video avrà 2 mi piace, almeno che io non avrò detto qualcosa di cui non mi sto rendendo conto e quindi ne guadagnerò 5-6. Quindi nulla, scusate ancora per il rumore di fondo, se avete sentito qualche cosa, qualche taglio dovuto anche a quello, adesso non in questo momento, e nulla, noi ci vediamo ad un prossimo video sempre da vostro Mr. Volpix 97. Ciao a tutti, volpini e volpina. Bella.